Centro diabetologico Mama Medica. L'ambulatorio di diabetologia Mama Medica sul territorio di Ischia ha lo scopo di garantire adeguata assistenza sanitaria per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della persona adulta con diabete mellito. Si avvale di un team di cura altamente specializzato, con un approccio centrato sui bisogni della persona e particolarmente attento alla sua educazione sanitaria. All'interno del centro diabetologico sono attivi spazi ambulatoriali dedicati alla prevenzione e alla cura di particolari aspetti della malattia diabetica, come le complicanze cardiovascolari, oculistiche, neurologiche, nefrologiche, l'obesità, la gravidanza e il piede diabetico. Offre inoltre un percorso assistenziale completo ed opera in collaborazione ed integrazione con i medici di medicina generale del territorio e delle strutture già esistenti. Mama Medica, centro diabetologico. Urban Mode, in pieno centro a Forio, è punto di riferimento per la moda giovanile. Abbigliamento maschile, classico e sportivo, per i giovani di tutte le età a partire dagli 11 anni. Nonostante le difficoltà, continuiamo ad offrire prodotti di qualità e dallo stile unico a prezzi bassissimi. Tutti i capi sono in promozione con il 30% di sconto. Vestiti alla moda, scegli Urban Mode. Gestire una struttura alberghiera non è più come prima. Vuoi aumentare i ricavi e ridurre i costi? Fai la scelta giusta e chiama Hotel Revision. Dal revenue management alla creazione di fantastici siti web, al social media marketing, ai tanti altri aspetti di un'azienda, nulla viene lasciato al caso dal team altamente qualificato. Hotel Revision si occupa anche di affittacamere e piccoli appartamenti, studiando le tariffe più competitive e lanciando la tua attività tra quelle più ricercate. Chiamalo 081 185 58 684 e visita il sito www.hotelrevision.com. Abbraccio! Signora! Ho aperto un cerchio sanguigno. Mi ero permesso di pensarci. Questa volta avrei bisogno di qualche cosa di più sostanzioso. Oh, io ho la soluzione. Antico, girarosto e schizzano. Finalmente hai soddisfatto il mio leggero languorino. Signora, questo non è leggero languorino. Questa è fama. In Campania 1098 positivi su 14.742 tamponi, 48 i deceduti, 1379 i guariti. De Luca chiede rigore assoluto. Campagna vaccinale, ecco come in Campania si ricavano 6 dosi di vaccino anziché 5 dal concentrato che giunge nei laboratori. La campagna vaccinale ad Ischia, oltre il 97% del personale sanitario ha aderito, concluso il primo ciclo. Incidente in via Michele Mazzella ad Ischia, investita una donna e il suo cane, nulla da fare per l'animale, la donna trasferita a Napoli. Scuola, genitori divisi tra DAD e lezioni in presenza, ma d'accordo sulla possibilità di poter scegliere tra le due opzioni. La crisi di governo, Franco Iacono, bisogna evitare le elezioni e trovare le ragioni per un accordo di legislatura. Procida, l'assessore Carannante si è dimesso, lo ha annunciato il sindaco Dino Ambrosino. Allarme sangue in Campania, poche donazioni ma Ischia in controtendenza, sempre sold out. Il calcio, Carmine Zigarelli riconfermato presidente del Comitato Regionale Campania, un grande sostegno da parte delle società, anche Ischia mi è vicina.
Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Ci scusiamo per il ritardo, ma abbiamo dovuto risolvere dei problemi tecnici. Questi nostri titoli, una giornata anche oggi intensa, ricca di notizie. Partiamo però come sempre dal bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania. Contagi stabili nella nostra regione, sono 1098 i positivi a fronte di un numero più alto di tamponi rispetto ai giorni scorsi, 14.742 per la precisione. Dei 1098 positivi, 1017 sono asintomatici, 81 sono invece sintomatici. Il totale dei positivi raggiunge quota 202.552, il totale dei tamponi 2.180.945. I deceduti sono 48, in totale dall'inizio dell'emergenza sono 3.257, mentre i guariti sono 1.379, in totale 127.035. Stabili anche i numeri sui posti letto occupati, sia di terapia intensiva che di degenza. Quelli di terapia intensiva sono 106 a fronte dei 656 disponibili, quelli di degenza occupati 1.405 a fronte dei 3.160 disponibili in totale tra offerta pubblica e offerta privata. E proprio nel pomeriggio è arrivata una dichiarazione del governatore Vincenzo De Luca, pubblicata sul suo profilo Facebook. Faccio appello ai nostri concittadini affinché tutti abbiano comportamenti responsabili. Il fatto di essere collocati in zona gialla, se da un lato è la conferma che la linea di rigore produce risultati positivi, dall'altro rischia di provocare effetti drammatici se viene considerata un liberi tutti. Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato a tutti e che richiede il ripristino di comportamenti corretti nelle strade, nelle piazze, negli esercizi commerciali. Una settimana di comportamenti responsabili, conclude De Luca, può trasformarsi in mesi di chiusure. Restiamo sul tema dell'emergenza, sul tema sanitario. I paesi europei dove è iniziata la campagna di vaccinazione in questi giorni fanno i conti con la carenza di vaccini che sono nel pieno della prima fase di produzione. Ebbene, rispetto alla momentanea carenza di dosi, dalla campagna giunge una buona notizia. Infatti i farmacisti della nostra regione, anziché 5, riescono ad ottenere 6 dosi del concentrato che giunge in laboratorio, e questo è molto importante perché in questo modo si possono vaccinare più persone. E Fortunato Ciardiello, prorettore dell'Università Vanvitelli, ha spiegato all'ANSA come tecnicamente è possibile ottenere le 6 dosi. Sentiamo. C'è poi una parte invisibile per le persone che si vaccinano, ma è la parte più importante. Nei laboratori abbiamo delle aree dedicate e protette in cui il vaccino viene conservato in appositi freezer a -80, viene scongelato in frigoriferi a 2-8 gradi e poi in un ambiente sterile, con quella che noi chiamiamo K flussa laminare, la nostra farmacista prepara la diluizione del vaccino e prepara le siringhe monodose, che vengono tutte tracciate e registrate in maniera informatizzata e vengono poi portate nell'ambulatorio dove vengono utilizzate. In questo modo noi abbiamo la certezza assoluta di sapere qual è la dose che è stata data a quella persona, in modo da poter tracciare ogni eventuale evento avverso o comunque qualsiasi valutazione a posteriori di quello che è successo al vaccino. E infine, in tempo reale, sul portale web della regione vengono registrate le persone vaccinate e sono poi quelle che contribuiscono al numero globale che voi vedete quando il Ministero dà i numeri dei vaccinati. Il vaccino arriva come un concentrato che, una volta scongelato, ha una quantità di materiale che può essere ricostituito in maniera appropriata, secondo le norme del produttore, fino a 6 dosi. All'inizio era 5, perché consideri che c'è nel flaconcino il rischio che qualcosa rimanga tra il tappo, la zona di vetro nel contenitore. I nostri farmacisti, soprattutto in Campania, sono stati bravissimi, perché fondamentalmente per il 99% dei flaconcini sono in grado di ottenere 6 fiale.
sei dosi, il che è molto importante perché permette ovviamente di vaccinare più persone. E per quanto riguarda l'isola di Ischia, restiamo nello stesso tema, non si è in realtà mai interrotta la campagna di vaccinazione e le dosi non sono mai terminate, dunque la somministrazione dei vaccini è continuata regolarmente. Oltre 700 i vaccinati tra il personale sanitario che pensate ha aderito qui sull'isola di Ischia per oltre il 97%, un risultato davvero molto importante. Domani, giovedì, terminerà la somministrazione delle prime dosi per tutti gli aventi diritto. Bisognerà poi, come abbiamo ascoltato più volte, entro 21 giorni dalla somministrazione delle prime dosi per ciascun operatore sanitario, sottoporsi anche alla seconda dose. Nel frattempo, per quanto riguarda sempre l'isola di Ischia e l'ospedale Rizzoli, arrivano buone notizie anche dal reparto Covid dell'ospedale, dove ad oggi, 13 gennaio, non ci sono pazienti ricoverati e quindi positivi al virus. Questa è una notizia importante. Per quanto riguarda la diffusione del contagio e quindi i dati, come ormai abbiamo spiegato più volte, aspettiamo che venga pubblicato un nuovo aggiornamento dell'ASL. Questo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non appena sarà reso pubblico, faremo anche il punto della situazione per quanto concerne il numero dei contagi su tutti e sei i comuni ischitani. Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca. Un incidente si è verificato intorno alle ore 11 di stamattina in via Michele Mazzella ad Ischia. Nei pressi del tribunale una signora e il suo cane che camminavano sul marciapiede sono stati investiti. Una donna alla guida della sua auto ha perso completamente il controllo per motivi da stabilire e ha preso quasi frontalmente la signora, una quarantenne ischitana, rimasta gravemente ferita, invece è morto il cane. L'auto ha proseguito la sua corsa fino a qualche metro più su nei pressi, pensate, degli uffici EAV. È stata poi coinvolta anche, seppur lievemente, un'altra auto, un taxi. Indagano i carabinieri. Nel frattempo la donna è rimasta gravemente ferita, è stata trasferita d'urgenza al Loreto Mare. Non è in pericolo di vita, secondo le ultime indiscrezioni, ma si temono anche danni permanenti. Il servizio. Una mattinata di spavento e paura che davvero per poco non si è trasformata in tragedia. Nel cuore del comune di Ischia, in via Michele Mazzella, stamattina intorno alle ore 11 si è verificato un bruttissimo incidente che ha visto coinvolte due donne, una alla guida della sua auto, l'altra camminava a piedi. Solo marginalmente è stata coinvolta una seconda autovettura, un taxi. La donna alla guida di una Hyundai grigia ha perso il controllo del mezzo all'altezza della scuola media Scotti, salendo sul marciapiede e investendo una donna che camminava a piedi con il suo cane, entrambi colpiti in pieno. L'auto, ancora fuori controllo, ha poi continuato la sua corsa, urtando anche un taxi, e si è fermata di fatto solo all'altezza della sede dell'EAV Bus. La donna anziana è rimasta a terra e gravemente ferita, il cagnolino purtroppo è morto sul colpo. La donna, la guida dell'auto, non ha riportato ferite importanti, ma è stata ritrovata in un forte stato confusionale e non si esclude la pista di un malore che ha portato a perdere completamente il controllo di se stessa e dell'auto. Visto l'orario, erano molti passanti in quel momento che hanno immediatamente soccorso la donna investita, anche lei in evidente stato di shock, oltre che alle prese con evidenti fratture, avendo difficoltà a muoversi. Immediati soccorsi pure per la donna alla guida, che come detto era molto confusa. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri che guidano le indagini. Poi è arrivato anche il 118 che ha soccorso la donna, per cui si è resa necessaria la corsa in ospedale. La perdita di molto sangue ha preoccupato non poco i presenti, fortunatamente però la donna è sempre stata cosciente anche quando è arrivata in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma le ferite, come detto, sono gravi, ci sono diverse fratture che potrebbero portare anche a danni permanenti. La donna è stata trasferita in giornata al Loreto Mare nel reparto di neurochirurgia.
chirurgia, ci sarebbero infatti seri danni anche alla colonna vertebrale, ma bisognerà effettuare maggiori approfondimenti per avere un quadro più chiaro. I carabinieri, coordinati dal capitano Angelo Pio Mitrione, hanno proceduto con i rilievi del caso. La dinamica, comunque, anche grazie alle testimonianze delle persone presenti al momento dell'incidente, è stata comunque già chiarita. Ciò che però dovranno stabilire le indagini è la causa che ha portato la donna alla guida dell'auto a perdere completamente il controllo. La pista più probabile sembrerebbe essere quella del malore. Basterà controllare l'esito dei test tossicologici e alcol test per escludere la guida sotto effetto di alcol e droga. Anche la velocità dell'auto comunque non era elevata. Poco probabile l'ipotesi dell'utilizzo del cellulare, dato che l'auto era fuori controllo anche dopo il duro impatto, facendo pensare quindi ad un'incoscienza prolungata della donna. Ad avere la peggio è stato ovviamente il cagnolino, a cui la donna tra l'altro teneva tanto, ma anche per la stessa signora poteva finire peggio, per quanto, come detto, ci potrebbero essere complicazioni serie. Poteva andare meglio, sì, ma anche decisamente peggio. Bene, questo era il servizio sulla notizia del giorno, le immagini di Franco Trani, che ringraziamo. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni sullo stato di salute della signora, che, come detto, è stata trasferita in un ospedale napoletano. Speriamo che possa riprendersi al più presto e soprattutto nel migliore dei modi. Un grosso in bocca al lupo e i migliori auguri a lei. Andiamo avanti ancora con i servizi del giorno. Continua il dibattito e il confronto tra i genitori che, preoccupati, chiedono che i propri figli possano continuare a seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza, e quelli che invece, anche in questa fase epidemiologica, preferiscono la didattica in presenza. Su di una cosa però i genitori concordano, quella di dare la possibilità a tutti di poter scegliere l'una o l'altra opzione. Ieri sera, nel corso della trasmissione La Voce del Popolo, condotta da Gennaro Savio, alcune mamme e alcuni papà hanno espresso la propria opinione. Sentite che cosa ci hanno detto. Cioè, dare la possibilità di avere sia un minimo di diritto all'istruzione quanto quello della salute, perché è vero, la DAD non sostituisce la presenza. Io sono per la presenza, ma in sicurezza. Non è il momento, come hai detto tu, il CTS si è pronunciato a favore in questo momento della ripresa totale. Io faccio tanta attenzione, sai bene che lavoro in sanità, ho fatto il vaccino, perché comunque bisogna, secondo me, andare incontro al sole, insomma, alla ripresa, essere speranzosi, e siamo arrivati fino a questo punto. Tra un mese e mezzo, due mesi, arrivavamo in primavera, le giornate sono più lunghe, l'influenza stagionale l'abbiamo ormai lasciata alle porte, perché comunque siamo anche di fronte a questo problema, all'influenza stagionale che cammina di parallelo col Covid. Quindi questi bambini andranno a scuola e alla prima febbre, alla prima cosa, sottoposti al tampone, si ritorna in DAD, quindi riprendi, rivai, ritorna, richiudi. E non stiamo considerando anche la problematica psicologica di questi bambini. Nessuno ha chiesto loro cosa volete fare. Mia figlia personalmente 5 ore non ce la fa con la mascherina. Abbiamo inibito già il movimento di un bambino di 6 anni che deve stare inchiodato alla sediolina. Gli togliamo anche la possibilità di comunicare, perché gli mettiamo questa macchina. A questo punto era meglio la DAD, dove di tanto in tanto fanno la pausa, possono comunque parlare in maniera abbastanza libera, ma non sottoporli a questo stress del tampone, della chiusura, della riapertura. Praticamente noi non siamo contro la riapertura delle scuole, attenzione, e non siamo nemmeno a pro DAD a prescindere, quindi questo lo tengo proprio a specificare, perché noi siamo per la riapertura delle scuole, ma non in questo preciso momento, in questa fase. Dovevamo aspettare, come ha detto lo stesso governatore De Luca, la fine del mese per fare il punto della situazione e capire se si poteva rientrare con maggior tranquillità oppure no. Sì, in questo caso io volevo dare una, diciamo, un altro aspetto, ecco,
far vedere un altro aspetto, quello là, invece dei bambini che stanno frequentando e delle mamme che li stanno portando. Mia figlia frequenta la prima elementare ed è rientrata all'11 a scuola. Io sono molto d'accordo con il fatto che comunque un genitore debba scegliere, almeno abbia la possibilità di scegliere tra le istruzioni fatte in presenza e la DAD a casa. Però va detto anche questo, che i bambini, almeno io porto un'esperienza personale, non posso ovviamente parlare per tutti, sono molto contenti. Apriamo la pagina dedicata alla politica sulla crisi di governo in atto da alcune settimane, per cui oggi pomeriggio Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha ritirato i propri ministri. È intervenuto l'ex eurodeputato Franco Iago, nel quale, oltre a fare un paragone tra la prima repubblica dei partiti e l'attuale fase politica, ha affermato che bisogna assolutamente evitare le elezioni e trovare le ragioni per un accordo di legislatura. Sentiamo Iacono. Che differenza, siamo in un altro mondo. Io sono convinto che con Tangentopoli è finita la democrazia dei partiti in Italia. E poi dopo c'è solo il mercato. È stato il mercato anche con il mio amico Prodi, che rappresentava un po' come la parte pubblica, diciamo così, del paese, dell'industria, e con Berlusconi, che rappresentava la parte privata, e difatti i suoi provvedimenti andavano sempre in quella direzione. Ma comunque non ci sono stati più i partiti, e quindi naturalmente le crisi si fanno se secondo le convenienze, ci sono spostamenti di deputati, si va da un lato, dall'altro. Allora chi cambiava corrente in un partito veniva ritenuto un traditore. Quindi immaginiamo se uno cambiava partito, e quindi non sono assolutamente diciamo paragonabili le cose. Devo dire che in questo momento io sono molto lontano, perché non sono un po' troppo rigido. Io sono un socialista, e la mia casa non c'è più, e basta. Non leggo i titoli dei giornali, ma non approfondisco, anche perché i soggetti non mi piacciono molto. Non credo che si possa parlare ancora di politica. Però devo dire che in questo momento alcune cose sono incomprensibili. Per dire, perché non prendiamo il MES? Mi pare una cosa, insomma, ci mancano i soldi per la sanità e non prendiamo il MES. Perché non partono i cantieri? Stasera Renzi, credo che una delle ragioni, sicuramente a suo vantaggio, a parte il fatto che lui nella sua gestione, come dire, si è giocato tutto, pur potendo governare l'Italia in maniera più meno solistica, diciamo, che anche questa assenza della democrazia dei partiti ha portato anche ai leader che sono un po' leader senza confronto. Non, nei partiti i confronti non ci sono manco tanto più, perché allora nei vecchi partiti c'erano le posizioni. Nel mio partito c'erano i riformisti, c'erano la sinistra, c'erano i De Martiniani, c'erano i Lombardiani. Adesso tutto questo non c'è. Comunque, su questa roba credo che Renzi abbia ragione, nel senso che in Italia non partono i cantieri. Noi abbiamo qualche migliaia di cantieri che non parte. Tutti i denari che adesso dovranno arrivare hanno fatto dimenticare che noi per decenni non siamo stati, e non siamo ancora adesso, capaci di spendere le risorse europee. Noi per decenni abbiamo restituito i soldi. Pensate che non più di 4 anni fa, mi meraviglio pure perché il sindacato non ne. La regione Campania ha restituito, credo, 200-300 milioni di euro stanziati per il porto di Napoli, che il porto non era riuscito a spendere, per dire. Allora, i meccanismi al momento attuale, insomma, Conte, diciamola quant'è, sta cercando di farsi una posizione
che gli duri anche oltre la legislatura praticamente. E quindi naturalmente potendo gestire 220 miliardi credo che abbia fatto alcune scelte personalistiche, tutti i tecnici, gli ingegneri, i gruppi di lavoro, eccetera. Insomma, i partiti poi nascono così attorno ad interessi e naturalmente Renzi ha cercato di intercettare. Questa crisi fa bene, non fa bene, io credo che non farebbero bene le elezioni, e quindi credo che il Parlamento possa e debba trovare non dei trasfughi o dei razzi o dell'altro come si chiamava travestiti da responsabili, debba i parlamentari, quei gruppi che si possono ancora chiamare gruppi se hanno un minimo di omogeneità di visione del momento, debbono trovare le ragioni per un accordo di legislatura, ma non le elezioni. Ancora la politica, una notizia flash, siamo a Procida, l'assessore Antonio Carannante che da ieri, come abbiamo raccontato, è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un imprenditore dell'isola di Arturo, oggi ha rassegnato le dimissioni. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, che ha scritto: Antonio Carannante ha deciso di dimettersi dalla carica di assessore, si è preso 24 ore di tempo per riordinare le idee e oggi pomeriggio ha inviato la sua nota al sindaco e alla giunta, una decisione amara maturata dopo aver condiviso 5 anni e mezzo al lavoro per l'isola. Questo è stato il momento più difficile del nostro percorso amministrativo, poiché non è coinvolto solo un professionista ma un amico. Lui cede il testimone e lo fa continuando a credere nel genuino lavoro di squadra che stiamo portando avanti, conclude il sindaco. Sono sicuro che chiarirà la situazione che lo riguarda e nel frattempo lo ringrazio per la presenza, la dedizione e la generosità che ha dimostrato in questi anni seguendo deleghe importanti. Chiudiamo con la politica, ritorniamo all'attualità. In Campania c'è grande carenza di sangue, le donazioni in terraferma non sono sufficienti. Rispetto a questo contesto drammatico regionale, l'isola di Ischia è completamente in controtendenza, continua infatti ad esaurire tutti i posti disponibili per le donazioni ad ogni appuntamento, e proprio l'isola di Ischia, per sopperire alle carenze di sangue, ha indetto un appuntamento straordinario. Il presidente della FIDAS, Luigi Trani, ci spiega cosa sta accadendo nella nostra regione. Luigi Trani, presidente FIDAS, una situazione non semplice in Campania per quanto riguarda la richiesta di sangue e soprattutto per la raccolta di sangue. Al tempo stesso però in questa situazione l'isola di Ischia si distingue in maniera particolare. Qual è la situazione nella nostra regione? Allora, devo fare una precisazione. Io sono anche il presidente regionale e quindi mi devo occupare anche delle problematiche della regione. La situazione nella regione Campania è drammatica, perché la gente non sta rispondendo, la gente non sta donando, e oggi sono stato al Cardarelli, a fronte di un fabbisogno di sacche, di oltre le 100 sacche giornaliere del Cardarelli, se ne raccolgono 30, quindi la situazione è veramente complicata. Ed ecco perché questo nostro appello a donare ad Ischia, a donare gli isolani che sono fuori isola, ad andare presso gli ospedali a donare, perché la situazione, quando prima si bloccheranno tutte le attività ospedaliere. Noi avevamo in calendario la donazione di domenica scorsa, con la quale ci siamo distinti, in quanto abbiamo raccolto 47 sacche di sangue, e su 54 persone, quindi siamo andati oltre le 50 persone, 7 sono state scartate, ma è un fatto normale, e quindi abbiamo chiesto di poter effettuare anche altre donazioni. Ci è stato accordato questo permesso per questa domenica 17, e effettueremo già una donazione, e già i nostri donatori hanno risposto in maniera massiccia. Diciamo che siamo già intorno alle 40-45 sacche, cioè 40-45 donatori prenotati.
Volevo ricordare che è possibile prenotare le donazioni da noi andando sulla pagina Facebook Donatori di Sangue dell'Isola d'Ischia e prenotarsi. Questo perché ormai con il Covid è un'esigenza consolidata, in quanto bisogna garantire un distanziamento tra le persone che affluiscono alla donazione e cercare di organizzare al meglio questa situazione. Quindi noi abbiamo donazione del 17 e donazione del 24. Poi, se sarà possibile, speriamo di no, nel senso speriamo che non ce ne sarà necessità, in quanto saremo rientrati da questa carenza e quindi ritorneremo al calendario stabilito che prevede due donazioni a febbraio. Possiamo Che dire, sì, vai. Ecco, in questo momento mi sfugge quali sono le date. al di là di questo, Luigi, possiamo dire comunque che l'isola d'Ischia riesce in un qualche modo, per la grande adesione, a sopperire alle mancanze, insomma, a livello regionale. E come vi spiegate anche questo dato così importante? Ricordiamo che ovviamente Ischia è un'isola, quindi solitamente noi abbiamo sempre fisiologicamente dei numeri inferiori rispetto alla terraferma, e invece, insomma, è motivo di vanto, c'è grande partecipazione qui. Diciamo che evidentemente abbiamo fatto un lavoro, un buon lavoro. Abbiamo mirato ad una fidelizzazione del donatore, in quanto voglio dire, a questa nostra richiesta è stato appoggiato da tutti i nostri amici e tutti i nostri amici hanno spinto i loro amici a venire a donare. Potrei fare dei nomi, cioè in queste ore vedo una grande, lo facciamo un nome perché sta lavorando veramente tanto, di Laura Di Massa. Laura Di Massa, la moglie di Cenzino, si sta impegnando tanto a far venire persone a donare. E quindi, e come lei, anche altre persone si stanno impegnando, stanno spingendo questa cosa. Godiamo di un tantam che forse sulla terraferma non si gode. Questo è in questo modo ve lo spiego, non ci sono altri modi. Concludiamo con il calcio. Carmine Zigarelli è stato confermato alla guida del Comitato Regionale Campania per il quadriennio olimpico 2021-2024. Il presidente uscente è stato rieletto in prima convocazione dell'Assemblea delle Società Campane. Tra gli eletti dell'Assemblea, nel ruolo di delegata assembleare nazionale, c'è anche l'ischitana Emanuela Mazzella. Il presidente Zigarelli ha commentato ai nostri microfoni il risultato raggiunto ed anche il rapporto con l'isola d'Ischia. Sulla ripresa delle attività, Zigarelli dice: ci contiamo. Presidente Zigarelli, riconfermato a capo del Comitato Regionale Campania, un traguardo importante in un momento difficile per il mondo, per lo sport, per il calcio e il calcio a 5. Innanzitutto un commento a questo suo risultato. Io devo ringraziare tutte le società che mi hanno designato e che hanno voluto quindi quella che è la mia candidatura e poi ringrazio ancora di più perché il 10 gennaio in prima convocazione è stato raggiunto subito il numero legale, quindi oltre il 50% delle società ha partecipato al voto per riconfermare quella che è la mia elezione come presidente. Ecco, si aspettava anche comunque un consenso molto ampio. Ricordiamo che la controparte o comunque chi ha provato, insomma, in un qualche modo a candidarsi, in realtà non ci è riuscito. Avete comunque avuto un grande supporto da parte delle società. Dobbiamo chiarire che i regolamenti federali parlano chiaro, per potersi candidare bisognava raccogliere, ossia avere l'adesione da parte di un minimo di 100 società. Su 423 società aventi diritto, io ho presentato oltre 405 firme, pertanto penso che sono i numeri quelli che parlano. E ringrazio non solo le società che hanno firmato, che hanno aventi diritto, ma anche le oltre 120 società che pur non avendo diritto mi hanno chiamato perché hanno voluto firmare la candidatura come presidente.
Ritornando un attimo sul supporto e il consenso raccolto da parte delle società, in maniera particolare nell'ultimo periodo, insomma, è stato un po' recuperato il ponte con l'isola d'Ischia in maniera particolare, anche qui c'è stato un grosso supporto, anche nella vostra compagine ci sono delle figure ischitane, insomma, questa è stata una bella novità per l'isola d'Ischia. Ecco, ha captato anche lei una maggiore vicinanza dell'isola in quest'ultimo periodo? Le devo dire che anche sulla precedente elezione io ho avuto un bellissimo rapporto con le società di Ischia, di calcio 11 e di calcio 5. Noi abbiamo Leonardo Florio, che è il delegato del calcio 5 provinciale di Napoli, che coadiuvato, diciamo, collabora con Vincenzo Boccarusso, che è il responsabile del calcio 5. C'è una forte sinergia, però devo evidenziare che le società dell'isola veramente mi hanno dato sempre un grande supporto, e bisogna anche dire che io da parte mia sono sempre messo a disposizione dal punto di vista quella che è l'ascolto, la collaborazione, per far comprendere che non c'è differenza fra la società della terraferma e l'isolane. Abbiamo anche fatto la convenzione nella scorsa stagione, e anche quest'anno era stata rinnovata per quanto riguarda le società che venivano sull'isola, questo permettendo di avvicinare, come ho sempre detto io, l'isola alla terraferma. Per chiudere, secondo lei è possibile una ripartenza a brevissimo termine, almeno per i campionati maggiori a livello regionale? Ovviamente mi riferisco all'Eccellenza, alla C1 per il calcio 5. Noi ci contiamo, confidiamo in quelle che sono le scelte del governo. Si parla di, diciamo, un aumento di quelli che possono essere i contagi, però avendo ascoltato anche le altre federazioni, gli altri colleghi delle altre federazioni, si parla anche di quella che è una ripresa, soprattutto degli allenamenti. Faccio l'esempio della pallacanestro, giungono voci che forse dalla settimana prossima si riprende, quindi se può cominciare la pallacanestro, che giocano nelle palestre, perché non possiamo riprendere anche noi che giochiamo sui campi all'aperto? Prima di salutarci, come sempre, il meteo. Amici Trebimeteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà una perturbazione addossarsi all'arco alpino, ma in realtà scaricherà le sue precipitazioni a nord dell'Italia. Da noi situazione buona, ancora un po' di variabilità nelle regioni meridionali. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese, vediamo appunto la perturbazione che si addossa alle Alpi, ma in realtà non riesce a scavalcarle. Torna poi qualche nuvola sulle regioni del basso Tirreno e poi a fine giornata in gran parte del sud porterà anche delle precipitazioni, ma fenomeni non particolarmente intensi. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia, inizialmente poco da segnalare se non qualche fiocco di neve sulle cime di confine, poi appunto tornano dei piovaschi inizialmente sul basso Tirreno, poi su buona parte del sud, fenomeni comunque di passaggio. Quindi in definitiva ci attende un giovedì che ci regalerà ancora ampie zone di sereno al nord, a parte appunto degli annuvolamenti in montagna, ampie schiarite anche nell'Italia centrale, qualche nuvola in Toscana ma senza conseguenze. Invece torna un po' di variabilità, specie dal pomeriggio, nelle regioni meridionali, come vedete anche con dei piovaschi per lo più isolati, e poi verso sera tornano nuvole e qualche pioggia anche sulle regioni del medio Adriatico, perché sta per avvicinarsi aria più fredda a partire da venerdì, infatti temperature in diminuzione. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo. È tutto per stasera, il telegiornale termina qui, grazie per averci seguiti, ci rivediamo domani sera alle 20.30 e a seguire, sempre domani sera, ci sarà il ritorno della trasmissione di approfondimento Nuvola Più. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.